3, 2 e 1 ragazzi, bentornati qui sul canale di Gamer Zaladin nel mondo di Driver 2 ragazzi, un gioco nuovo per PlayStation 1 anche se non è proprio nuovo, è un po' storico, questo è vero. Questo è vero, è un gioco storico, però valeva la pena inserirlo all'interno ovviamente del mio canale di importanza, diciamo, di videogames e quindi partiamo su Con questo Joe qui nuovissimo avremo il capitolo, nostro da direi. fare. Ho trovato il nostro testimone ed è molto nervoso. Sembra pronto a fare una mossa. Allora Venite ragazzi, qui come potete subito prima che osservare in troppi. italiano, quindi mi inserisco le cuffie di modo che posso ascoltare quello che dicono all'interno del gioco. Allora, tengo 27 secondi, 26 per entrare in auto ovviamente, e possiamo svolgere. È semplice ragazzi, si corre con X, la grafica ovviamente è quella che cos'è, come potete osservare, e dobbiamo andare dove ci dice la freccia. Abbiamo 2 minuti e 43 di tempo prima che ovviamente il nostro carissimo signore prende e se ne va e ci abbandona con questo macchinone e con questa bella città, ragazzi. Ok, non ho idea di come si frena. Come si frena? Non frena mai, ragazzi, non, forse non funzionano i freni. Sì ragazzi, non mi funzionano i freni. Bene. Mancava solo che i freni ovviamente non funzionassero. Che bella città ragazzi, che bel gioco direi, tra l'altro. Lo scopo è ovviamente questo, di questo gioco di Driver. Sembra un GTA, però non lo è, ovviamente. Comunque è un gioco storico. Ovviamente al suo tempo era molto molto gettonato perché il fatto che potevi scendere dall'auto, utilizzare varie auto, rubarle, cose, non era una vera e propria facilità da vedere in altri giochi che come possiamo ricordarci GTA era GTA 3 all'epoca si vedeva con la grafica dall'alto anche dalla PlayStation 1 e era un po' bruttino. Vabbè, vi do appuntamento appena sono arrivato lì, direi. Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati ovviamente a destinazione, manca davvero pochissimo. 23 secondi però come regola siamo arrivati, vediamo un po' ovviamente. Ah, là dobbiamo metterci. Ah, dobbiamo anche entrare in auto da come vedo. Scendi, non mi ricordavo precisamente come si scendeva. La grafica ovviamente è quella che è, vuoi entrare prima che prendiamo tempo. Ben fatto, il testimone è ancora qui. Molto bene, molto bene. Vedete, possiamo anche osservare il salvataggio e svolgere. Questo, ragazzi, è il gioco alla fine. Questo è nulla di davvero particolare. Allora, salviamo. Come potete vedere, un bel salvataggio. Veloce, veloce. Rapido, rapido. Shue, shue. E andiamo a vedere il continuo, ovviamente, della storia di Driver 2, ragazzi. Che all'epoca fu addirittura, poiché era un gioco molto pesante, fu fatto su due DVD. Infatti, le prime due città vengono svolte su questo DVD, mentre la terza, oppure se non mi sbaglio, solo la quarta, viene svolto direttamente sul secondo dischetto. Io non ero mai arrivato al secondo dischetto, o almeno una volta soltanto, però poi non ho mai completato il gioco, Sta quindi per sono partire. stato un È po' nella sfortunato. sedan blu parcheggiata sul lato opposto della strada. Ah. Mettiti alle sue calcagna. Ma che ha fatto lì? Che ha fatto lì? Sta correndo? Che ha fatto l'uscita? Mamma mia! Mira qua, stronzino! Mira caro! Mira qua, stronzino! Mamma mia, tenga la macchina in faccia! Ok, così posso salvare, capirà? Ma cosa devo fare? Il mio obiettivo qual è? Ucciderlo, penso. O prenderlo. Mamma mia. Oh, raga, ricomincia. Ma mi ha fatto proprio, vai. Ma è trasmessa super cussa la fangula che la grande zuffina Non sono. lasciate, non lasciate. Mannaggia la zucchina buttonata, c'è pacchino. Mamma mia, nacca, stronzo, nacca, ti sfumo. Nacca, dai, sfumo. Aro, hai stronzo, nacca, aro. Vuoi, io da chi so?
Ma dai, astrato! Oh mamma! Fermiamoci ovviamente, svolgiamo il sabotaggio. Chiappacchini. Racca, sto cash. È inutile che fare, la cerchia qua. Racca, no. Allora, strumento. Ma esatto, chi si può girare all'improvviso? Ah, se ne va direttamente sul treno, ragazzi. Se ne va sul treno questo infamone. Bastardo, se n'è andato. E non possiamo fare niente, penso. Sei stato bravo, ma è fuggito in treno. Peccato ragazzi, peccato, è riuscito a scappare alla fine e ha fatto perdere le sue tracce, pensa lui. Però per niente ha fatto perdere le sue tracce. Ovviamente vedrete anche la Wikipedia di questo gioco, così leggeremo anche un po' la trama. Perché è molto molto interessante leggere anche la trama di questo giocone, diciamo. Ovviamente uscirà il martedì, perché per il... Mentre il secondo giorno, che sarebbe il sabato, non ho mai la disponibilità, quindi sarà solamente il martedì che vedrete il gioco della PlayStation 1 alle ore 18:30 di tutti i martedì. Ovviamente sempre se svolgerò le registrazioni. Il minutaggio del video, ovviamente, è sempre intorno ai 15 minuti. Lo arresteremo quando scende dal treno. Ok, lo arresteremo. Ah, ma quindi siamo dei carabinieri, che cacchio siamo? Lo arresteremo, ha detto. Non capisco, siamo dei carabinieri o no? Secondo me si macina o qualcosa del genere. No, lo scopriremo ragazzi, vi dico io onesto. Non ho mai sentita la storia di questo gioco, ho sempre giocato senza vederlo. Poiché in italiano vorrei approfittarne perché avrò... Cioè, se non mi sbaglio io lo tengo in inglese. Può essere pure in italiano, però all'epoca era un po' lì, no? Non mi interessava molto sentire le avventure di questo tipo di gioco. Anche se, come vi dico... Guarda chi sono famo. Cioè, boh. Come vi dico, comunque, per essere un gioco della PS1, davvero, davvero molto, molto, molto buono, diciamo. Sia di qualità grafica che anche di svolgimento gioco. Calcoliamo che invece nel 2000 era uscito questo gioco. Non è che nel 2000 tenevamo chissà che grafica, ovviamente. Una grafica che è saltata sempre. Allora, il treno sta lì. Ovviamente se non ci muoviamo rischiamo di perderlo. Quindi ci conviene accelerare leggermente un po'. Passiamo col rosso perché ci sarà il treno, non è che si ferma. Ok, lo tengo un po' più lontano del solito il treno, però lo stiamo raggiungendo e quello è l'importante, ragazzi. Ho raggiunto comunque il treno. Stiamo ovviamente in un minutaggio molto, molto elevato, dovremmo seguire, dovremmo inseguirlo per parecchio tempo e anche troppo, quindi vi dico che ci vediamo appena lo catturiamo. Ragazzi, sembra che ci siamo arrivati, manca davvero pochissimo. È un po' difficile muovere questo personaggio con gli analogici. Secondo me devo utilizzare di più le freccette quando devo utilizzare a lui, perché va abbastanza a caso questo personaggio quando cammina. Però la terza missione ci siamo riusciti molto bene. Ovviamente vi metto sempre qua sotto il minutaggio, di modo che potete vedere le varie missioni come si svolgono, anche se non la vedete completa proprio perché è troppo, cioè, è molto lungo, anche se è un full game, come vi dico sempre, è anche un gameplay, quindi vedere sempre una cosa molto semplice. Vediamo un po' che succede, anche la prima volta che vedo questo video, quindi vediamolo insieme ragazzi. È inutile che scappi perché ti abbiamo catturato, eh. Frank Lennon è il tizio tatuato che è stato steso. Comincia a parlare. Non ho niente da dire. Non avrei mai pensato che valesse la pena morire per Lenny. Ok, io so solo che Lenny lavorava per Solomon Kane. Ho sentito dire che teneva la contabilità per...
Kane qui e a Vegas. Poi ho saputo che Lenny aveva lasciato la città, la nazione. Credevo che tu fossi Kane. Kane? Pensavo che si potesse lasciare la sua gang solo in una cassa da morto. Cosa sai di quel tizio con i tatuaggi? Non l'ho mai visto in vita mia, ma so che era brasiliano. Lenny si era lasciato sfuggire che un brasiliano avrebbe fatto una consegna alle 10 di mattina. Qualcosa di grosso che proveniva da Riesenbeck. Ti giuro che è tutto quello che so. Sembra proprio che il nostro Pink Lenny si sia messo in un mare di guai. Tra Kane e Vasquez una posizione alquanto scomoda. È impossibile prevedere dove si trova. Il labiale non è proprio come quello che ci aspettavamo. Sarà squartato in mille pezzi. Madonna, sarà squartato in mille pezzi. Oh, madonna, le gambe. Sei tu? Sì, sei in ritardo, pezzo di idiota. Parcheggia l'auto nel piccolo. Sei sicuro che non ti abbia visto nessuno? Altrimenti sono guai. Ah, me la ricordo questa missione, ragazzi. La missione al buio. Mamma mia, che sarà davvero difficile. Pensavo che fosse... Ascolta, non voglio partecipare a questo colpo. Che lo sa, lo sa! Hai fatto un patto con noi, Leani. Andiamo. Ma che ricottamma. Quindi lui, il chiattone, è un cattivo, anche lui. Sono pensato che fosse il buono, onestamente, però risulta cattivo. Ma per il momento siamo dei poliziotti, quindi, da come capisco, oppure FBI dovremmo essere, perché stiamo alla ricerca, non penso siamo dei altri malviventi che vogliono fermare altri malviventi di modo da diventare noi il capo, tipo come il padrino, non penso. Pedimento della sono sfida. Sono le 10 in punto, il brasiliano sta per uscire, proprio come ci aveva detto. Non ci muoveremo da qui e terremo sotto sorveglianza il suo nascondiglio. Ah, il fatto è che dobbiamo andare zitto zitto, ragazzi, perché sennò questo infamone ci prende e ci sgama. Vedete la prossimità, là deve essere non troppa. Vedete, questo già stiamo esagerando, che dobbiamo frenare, perché giustamente non se ne può accorgere. Ok, ha girato. Dai, dietro. Stavo pensando in Dark, puoi capire tutto per lì. Ok, ragazzi, stiamo andando e stiamo svolgendo molto bene. Lo stiamo perdendo perché ha fatto un'accelerata improvvisa. Non sta rispettando per niente le leggi della strada. Oh, ha girato con Russo. Dai dietro. Vabbè, ma che sarà così? Mi scusi. Cioè, è impossibile che se ne accorgi, frate. Sarà Rice Magna, se ne accorgi proprio che sono andato in un consigliato. Ah, perché tu dici, le macchine non gioco sono lettere. Dici, chissà di proprio sta correndo la maglia. È sospettoso. Giusto, mi sembra giusto. Allora non era la missione notturna, io mi ricordavo che era quella. Allora, c'è anche quella missione che era di... Questa era... Dai dietro! Oh, scusi. Ha fumato con Russo, non pensavo che era un malvivente buono. Sì, ma che stai facendo la retromancia? Oh, voglio la mia, no, tu muovi, ormai ti metto un poliziotto a fianco. Oh, sono per te. Giustamente la macchina che va nell'eco per il lock, siamo arrivati, ragazzi. Siamo arrivati a destinazione, scopriamo che cos'è, che cosa contiene queste casse. Ma un traffico di droga molto alto sarà, qualcosa di succulento, uno scoop davvero alto. Vediamo subito. Ovviamente dietro di noi troviamo la grafica, iscrivetevi al canale come sempre perché stiamo davvero alla fine. Quindi che dire, ragazzi, Gamerzone e Vadingo vi dà appuntamento al prossimo episodio. Abbiamo fatto 4 missioni, quindi davvero non poche. In un video 4 missioni, ovviamente al sotto come sempre nella descrizione vi metterò il minutaggio di ogni missione, di modo che vedete la missione che preferite se non volete vedere l'intero gameplay. Ci vediamo con la prossima missione, dovrebbe essere la missione delle polizie, una cosa del genere, con la grafica dietro e con l'iscrizione. È tutto, alla prossima, piccoli gamer. Adesso abbiamo anche la mascherina del gamer professionale.